Il reparto in cui il professionista lavorava, al Curto di Polla, è stato sanificato e sono già stati rintracciati e sottoposti a tampone medici, infermieri e le persone con cui l'uomo ha avuto contatti. Il medico era già in isolamento, a casa, ed ha solo un po' di febbre ed altri lievi sintomi. Il collega sta benino, ha dei sintomi, ha febbre, ha qualche altro fastidio, terapia ed è a domicilio. Il personale del reparto è stato sottoposto tutto a screening mediante esecuzione di tamponi, il reparto è stato sottoposto a una rigorosa disinfezione, sono stati contattati tutti i pazienti che hanno avuto a che fare col collega, atteso che il collega già da alcuni giorni a casa, in un periodo in cui ci poteva essere rischio di infezione. È in isolamento da domenica. Intanto, con una nuova ondata di contagi in vista, il direttore sanitario dell'ospedale Curto di Polla, con una lettera al direttore sanitario, ha chiesto di dotare l'area interdisciplinare per i casi Covid-19 di un medico e di un infermiere in servizio 24 ore su 24. La risposta, arrivata dal manager a Mandia, è stata che sicuramente ci vogliono più medici, ma che c'è necessità di un piano a cui sta lavorando la direzione generale e quella strategica, che in queste ore è in piena attività perché ovviamente c'è una nuova ondata di Covid.